A tutti ben trovati. Il generale Andrea Baroni, maestro della divulgazione meteo, spesso ricordava nei suoi memorabili interventi in Rai che le previsioni si chiamano così perché non sono certezze. Ecco, mi permetterei di aggiungere una postilla: le previsioni non sono neanche desideri. La deriva delle informazioni meteorologiche in Italia, oltre a tutte le carenze derivanti da una inadeguata formazione, una scarsa cultura della materia, dipende anche da questo, e gli organi di informazione lo sanno bene. Così, ad ogni possibile occasione, ecco che ci calcano la mano allestendo improbabili scenari da tundra siberiana. È accaduto i giorni scorsi, quando comunque un po' tutti gli operatori meteo, anche quelli seri e competenti, sono stati in parte sorpresi dalla traiettoria del vortice in arrivo dall'Artico, che poi ha avuto un'influenza più marginale rispetto a quanto inizialmente prospettato. E ancora sta per accadere di nuovo, in vista dei primi lontani scenari che si profilano per il Ponte dell'Immacolata. Scenari di freddo, naturalmente. Ma allora non vogliamo proprio imparare. Perché è così difficile portare a compimento una previsione di neve in pianura nel nostro paese? Essenzialmente perché la neve in pianura è un fenomeno che necessita dell'incastro di molti fattori, fattori che non sempre possono coesistere. Guardate questa immagine satellitare. Si riferisce al tempo in atto in un preciso istante. Ebbene, i modelli numerici che ci forniscono alle previsioni partono tutti dalla situazione reale e per farlo utilizzano una griglia come quella rappresentata. Per praticità nel calcolo, il dato fisico oggetto della previsione viene elaborato in corrispondenza dei punti di griglia, quelli che abbiamo evidenziato in rosso. Allora, noterete che la perturbazione atlantica sulla sinistra dell'immagine può contare su 12 punti di griglia e quindi pone il modello in una condizione ottimale per predisporre poi una previsione affidabile. Guardate invece il piccolo vortice sul Tirreno, solo un punto di griglia. Il resto dei dati relativi a questa figura atmosferica dovranno essere ricavati con approssimazioni matematiche, con una tecnica nota come interpolazione, e pertanto l'output previsionale sarà certamente molto meno affidabile e a rischio di errore. Ecco, la situazione nevosa che venerdì sera ha portato le nevicate solo su quell'angolino di nord-ovest derivava proprio da un piccolo vortice come questo. Consultare quindi una semplice app a diversi giorni di distanza in una situazione come questa significa in pratica buttare un dado e pensare di imbroccarla. Ma il procedimento scientifico non funziona così. Per questo sconsiglio sempre di appuntarsi alle previsioni delle app e prenderle come oro colato, salvo poi dire che i meteorologi sbagliano. In caso di nevicata in pianura, inoltre, ci sono ulteriori difficoltà da superare per centrare l'evento una volta che viene inquadrato. Prendendo spunto da un'interessante nota del meteorologo Andrea Corigliano, che se mi segue saluto cordialmente, vi indico qualche punto da tenere in considerazione qualora si presentino le condizioni teoricamente possibili per una eventuale nevicata in pianura. Come si procede? Beh, anzitutto bisogna tenere conto del tipo di massa d'aria con la quale si ha a che fare, se polare, artica, marittima o continentale. Questo perché ad ogni tipologia di massa d'aria corrisponde un profilo della colonna d'aria differente. Bisognerebbe poi tenere conto anche che il raffreddamento della colonna atmosferica dipende dall'intensità della precipitazione, ovviamente se questa è in atto. Più la precipitazione sarà intensa e duratura, e maggiori saranno le probabilità che la neve arrivi sino al suolo. Bisogna poi tenere conto della secchezza iniziale dell'aria, considerando la temperatura di bulbo umido e non il livello dello zero termico. La temperatura di bulbo umido, o wet bulb, è infatti un parametro conservativo e ci suggerisce quando arriva al livello di 0 gradi se la precipitazione arriverà al piano e quindi se sarà piovosa o nevosa. Bisogna poi tenere conto della tempistica relativa al sopraggiungere della copertura nuvolosa. Se il cielo si copre al mattino dopo una notte serena che ha agevolato il raffreddamento dei bassi strati, allora lo strato termico sarà certamente più favorevole al mantenimento del fiocco sino al suolo. Al contrario, se l'aumento delle nubi si ha in serata o dopo una giornata soleggiata, la perdita di calore verso lo spazio verrà schermata dalle nubi, quindi l'aria si raffredderà di meno. Bisognerebbe poi anche considerare una certa imprevedibilità connessa alle condizioni di instabilità che si possono creare appunto in condizioni di eruzione artica come quella che abbiamo visto per il caso di venerdì 1 dicembre. Bisognerebbe poi tenere conto anche di molti altri fattori che non sto qui ad elencarvi perché più di natura tecnica. Insomma, per una previsione di neve in pianura ci sarebbe da giocare anche una sorta di carta gialla, e questo, come ora avrete certamente capito, non lo fa una macchina, non lo fa il genio della lampada, ma solo la mano indispensabile di un esperto meteorologo. Un cordiale saluto, a presto da Luca Angelini.